professor, venite. Sono sicura che anche oggi troveremo qualche cosa di interessante. Buongiorno, signora. Buongiorno. Ah, ma questo è un altro quadro del mio sconosciuto artista. No. Come no? Sì, l'ho riconosciuto subito. Non è vero, Boleslao, come adoro la sua pittura. Perdonate, signora. Mi piace veramente quel quadro. Ah, diamine, si sente l'anima del genio. Non trovate che è un po' da dilettante? Dilettante? Il mio sconosciuto pittore. Ma forse sareste voi? Oh, sentite Boleslao, è lui. Anche voi russo? Sì. Come me, come lui. E allora anche questo lo prendo io, 500, come al solito. Mandatemelo a casa, perché sapete io sono una mecenate dei nostri artisti. Perché non venite da me? Boleslao è il mio indirizzo al pittore. Io ricevo tutti i giorni, oppure anche di sera. Mia cara, ti presento il pittore dei quadri che ti hanno tanto entusiasmato. Ivan Petrovic, la mia amica, la principessa Fedora Romanova. Sapete, una vostra ammiratrice. Ma Boleslao ha finito, sentite che applausi. Scusate. Oh, figurati, cara. E voi non amate la musica? Adoro la musica, ma detesto la gente. Sì, volevo dire la folla. Oh, lo immaginavo. Ieri davanti a questo quadro ho pensato proprio a voi. A me? Sì. Ho pensato che l'artista per dipingere questo sguardo deve aver provato intorno a sé un'immensa solitudine. Ogni uomo è solo. Tuttavia rifugge dalla solitudine. La vita sociale lo dimostra. Sì, perché ne ha orrore. Soltanto i santi e gli artisti l'amano. Ma forse perché rievoca il pensiero della morte? Appunto. I latini dicono beata solitudo. Trasformare un vecchio mulino in uno studio d'artista è un'idea. Mi sono fermata a tutti i mulini chiedendo di voi. E spero che non me ne vorrete se ho violato la vostra solitudine. Volervene. Ma sono io che devo chiedervi scusa per la brusca partenza dell'altra sera. No, non vi chiedo spiegazioni. Forse Olga voleva presentarvi come una rarità a tutto il suo pubblico. E allora? Precisamente. È stato proprio così. Che perfetta pace. Capisco perché preferite il vostro eremo alla vita tumultuosa di Parigi. Beata solitudo. E quelle barche che cosa sono? È il traghetto per passare dall'altra parte del fiume, perché non c'è ponte nelle vicinanze. E il traghettatore vive nella capanna? Sì, con la famiglia e la figlia che mi fa da modella. E il vostro lavoro? Orso, vi prego, mostratemi qualcosa. I vostri quadri, i vostri studi. No, nulla. In questi ultimi giorni non ho fatto nulla, neanche un'idea. Ma questo è interessante. No, non per me. Non per quello che vorrei esprimere. No, questo no. Un segreto. Mi incuriosite. Qualche cosa che non ho il coraggio di confessare neanche a me stesso. Non lasciate almeno che vi spieghi. Sono tentativi informi, febbrili, di esprimermi in una maniera diversa, perché oggi il mio spirito è diverso. Vedete, la solitudine che fino a qualche giorno fa mi era necessaria per pensare, per creare qualche cosa, adesso mi opprime, mi soffoca. E questo dall'altra sera? Dall'altra sera. Adesso potete guardare. Perdono, ma il ricordo di voi guida inconsciamente la mia mano. Anche poco fa, nella modella, io vedevo il vostro volto, i vostri occhi, il vostro sorriso. Avrei dovuto parlarvene, ma ormai siete qui. Voglio aiutarvi. Voglio posare per voi. Davvero? Volete? Ma certo, sono perfettamente sola, libera del mio tempo. Non devo rendere conto a nessuno. Sono pronta. Promettete di non dir nulla a mio padre, ve lo dirò. Mi costano un bacio. Un bacio? Sapete, laggiù alla chiusa c'è l'orto di Lottrun. Ogni mattina quando passo per andare al mercato lui mi dice sempre. E lì, quando ci sposiamo? Io rido. Ma forse lui dice sul serio. Vanno bene così? Sì, vanno bene. E allora? Stamane passando vedo l'orto con i mandorli fioriti. E senza aspettare la solita domanda salgo su e gli dico. Dammi dei fiori. Non me li ha dati.
M'ha voluto un anticipo. Stai tranquilla, non dirò niente a tuo padre. Grazie, signore. Addio. La signora! Arriva la signora! Buongiorno. Buongiorno. Stamattina siete arrivati in anticipo, vi ringrazio. Sapete la curiosità. Ah, che bei fiori. Ve li ha portati Elisa? Sì, sono per voi. Ah, gentile. Venite. Guardate. È finito. Oh. Ma è più opera vostra che mia. Oh, cosa dite mai? Cosa ho fatto io? Ho posato per qualche ora al giorno davanti a voi. No, Fedora. Voi sapete che in questi 20 giorni mi sembra di essere rinato. Sì, ma questo lo dovete soltanto alla vostra arte. No, soltanto a voi. Ai, vai, vai. Traditi i vostri dei. Attento che potrebbero vendicarsi. Beata solitudo. Sì, perché non vi conoscevo. Perché ancora non sapevo che cosa fosse quest'ansia dell'attesa, questa profonda gioia di rivedervi. Perdonatemi, Fedora. Non so neppure io che cosa accade nel mio animo. È come se ad un tratto, dopo una fitta tenebra, io abbia rivisto la luce. Vedete, fino al primo giorno che vi ho incontrata, io ho sentito, non so, come uno strano desiderio di confessarmi a voi. Sì, dirvi tutto il mio sentimento, tutto il mio animo. Ma perché soffrite così? Vedete, io vi sono vicina con tutta la mia amicizia, con tutto il mio affetto. Io vi guardavo mentre eravate intento nel vostro lavoro e comprendevo che avevate l'inferno nel cuore. Leggevo nei vostri occhi una cupa disperazione. E avrei voluto dirvi, perché non confidate in me? Perché non vi togliete dal cuore questo peso che vi opprime, che vi riporta sempre come un'ossessione lo stesso pensiero? No. No, non ora. No, verrà forse il momento in cui potrò dirvi tutto di me, ma adesso no. Comprendetemi, Fedora, non è che non abbia fiducia in voi. È per il timore di perdervi che non parlo. Perché è terribile il mio peccato. Marico che non siete voi, principessa, a dare a me una buona nuova. Nessuna buona nuova. Egli non ha parlato. Alle volte temo di essere su una cattiva strada. Forse non è l'uomo che cerchiamo. È strano. Appena qualche giorno fa dicevate di essere ormai certa. Non ha mai parlato di certezza, ma di impressioni e di sospetti. Potrei anche essermi sbagliata. E poi che prova abbiamo noi contro Ivan Petrovic? Nessuna? Nessuna, infatti. Finora. Ma voi avete parlato del suo strano modo di comportarsi. Assurdità. Ivan Petrovic è un artista. Un uomo certo non comune. E non gli si può fare un addebito se non vive come tutti gli altri. O se agisce come più gli talenta. No, no. Non si può sostenere un'accusa su ciò che non esiste. Ciò che non appare. Solo mi stupisce lo strano calore col quale lo difendete, quell'uomo. Signor Gretsch, non vi consento di oltrepassare i limiti della distanza, che è bene ricordiate esiste fra me e voi. Perdonate, eccellenza, se lo scopo che ha condotto voi e me in tutti i nostri viaggi, ed infine in questa città, mi ha portato al di là delle mie intenzioni. In ciò vi prego di vedere una prova di più della fedeltà che mi ha legato e mi legherà sempre al mio padrone e a voi. Dovevate essere la sua sposa. Il vecchio è là, inchiodato alla sua poltrona, e aspetta che voi gli diate nelle mani l'assassino di suo figlio. Ricordate, lo avete giurato su quella croce. Vi prego, ascoltatemi un attimo solo. Poi me ne andrò per sempre. Non condannatemi prima di sapere. Che devo sapere di più? Voi avete ucciso un uomo vigliaccamente, per non so quale vostra vendetta. Una vendetta politica, forse. Non è vero. So che tutti lo credono, ma è falso. Ho ucciso Vladimiro Yaryskin per difendere il mio onore. Avevo rimandato all'ultimo momento la mia partenza per Kiev. Ed ella lo ignorava. Nel ritornare a casa vidi una delle nostre domestiche che stava uscendo furtivamente dalla porta del giardino. Mi insospettii, la raggiunsi, la misi alle strette. Mi mostrò una lettera che doveva consegnare per ordine della sua padrona. Era destinata a Vladimir. L'aprì. C'erano tre sole parole. Ti aspetto laggiù. Dio mi dette la forza di resistere all'impeto di correre in casa per ucciderla. Imposi alla domestica di tacere e attesi. Lunghe ore di angoscia mortale. Già speravo che tutto non fosse che un'allucinazione, un incubo.
Invece no. Esce. La seguo. Non camminiamo a lungo. Si ferma al cancello di un parco, entra. Attendo qualche istante, poi scavalcando le sbarre del cancello raggiungo un padiglione di cui vedo le finestre illuminate. Entro. La prima stanza è vuota. La porta della stanza vicina è chiusa. Ascolto. Parlano ad alta voce, allegramente. Si baciano. Pazzo di rabbia spalanco la porta. Egli si crede minacciato. Impugna una rivoltella, spara. Sparo anch'io. Lo uccido. Ella fuggì. Scomparve. Seppi poi della sua malattia, della sua morte. Da allora io ramingo per la terra. Mia madre e mio fratello fuggiaschi. Inseguiti come belve, senza tregua. Che prove? Che prove avete per dimostrarmi che questa è la verità? Che Vladimiro Jarischi scriveva alla donna che ebbe il torto di sposare. Mi convincerete che ho ucciso soltanto per difendere il mio onore. Malvagità, credetemi. Sapevo che Loris sarebbe stato arrestato la sera stessa in cui aveva confessato la sua colpa. Io l'avevo denunciato ignorando la vera causa del suo delitto. Ero come impazzita. Sapevo che se l'avessero preso io l'avrei perduto per sempre. E allora corsi. E convinsi Grecia che avevamo sbagliato. Che non era lui l'uomo che cercavamo. Ma suo fratello. E così svelai il rifugio in cui i due vivevano. Ma per amore, non per odio, capite? E come avrei potuto se lo amavo? Disperatamente. E poi ero convinta che l'imperatore avrebbe graziato Loris. E così loro sarebbero stati subito liberati. Ma come avete potuto? Come ho potuto? Ma io salvavo il mio amore, capite? Lo salvavo. Come l'ho salvato finora. È inutile. È inutile. La morte è qui. Ora. Amore. Perdonami. Non voglio, Fedora. Non voglio che tu voglia. No. È stato il destino.